Siamo con Michele e Carlo, in questi giorni si festeggiano i 10 anni di un'avventura che avete iniziato appunto 10 anni fa, quella del parco artistico di La Purga. Innanzitutto, com'è nata e perché è nata questa idea? Non è nata casualmente, perché noi da sempre come famiglia abbiamo sempre amato un connubio tra arte e paesaggio. E pertanto, quando abbiamo acquistato questo podere alla Kurt, podere che abbiamo acquistato dopo 10 anni di corteggiamento, è stato il corteggiamento più lungo che ho fatto in vita mia, e ci siamo innamorati di queste splendide colline e abbiamo capito che lì doveva essere un luogo che lì veramente dovevamo mettere a frutto questo nostro amore tra arte e paesaggio, tra arte e vigneto. Pertanto abbiamo deciso di fare qualcosa di importante e abbiamo avuto la grande fortuna di avere un contatto con Lele Luzzatti, che quando ha visto queste colline, quando ha visto il luogo, se ne è innamorato, anche se lui aveva ormai più di 80 anni, e ha detto: qui dobbiamo fare qualcosa di importante, ispirato ai quattro elementi della natura, acqua, fuoco, aria e terra. E allora si è messo al lavoro e ha fatto delle cose che noi riteniamo molto importanti, e specialmente che non vanno a essere predominanti nel confronto del vigneto, ma sono integrate perfettamente nel vigneto e quindi fanno vivere un connubio vigneto e arte in un modo molto, molto equilibrato. Ecco, un progetto che sicuramente dà lustro alla vostra azienda, ma dà lustro a tutto il territorio. In un momento come questo, insomma, dove le cose a livello generale vanno come vanno, dove tutti razionalizzano, tagliano, investono soltanto, diciamo così, nel core business, come si dice con un Certo. termine brutto, perché invece è importante continuare a investire come avete fatto voi, come state facendo, in un progetto che può a una prima analisi sembrare accessorio rispetto alla vita dell'azienda? Ma sì, in effetti se uno mettesse in conto quanto costa e quanto può essere il valore aggiunto proprio dal punto di vista monetaristico, direi che fosse quasi certamente perdente. Ma siccome riteniamo che bisogna guardare ben oltre a questo e guardare, sappiamo che un vino diventerà sempre più importante se è importante il suo territorio, se è frequentato il suo territorio da delle persone che amano il vino, ma che amano anche l'arte, la natura. Riteniamo che questo abbia un valore aggiunto ben al di sopra di quello che è il valore materiale di quello che investe, ma infatti noi abbiamo visto che in questi 10 anni abbiamo fatto intervenire in questo territorio, in particolare alla Kurt, personaggi che secondo me non sarebbero mai venuti. Ma attratti da questo, hanno poi iniziato ad amare questo territorio, a frequentarlo, ad amare la cucina splendida che si fa in queste zone, e pertanto ritengo che abbiamo dato un piccolo contributo all'arricchimento di questa zona. Ma l'idea di Carlo è bellissima, direi anche originale. L'idea poi fondamentale è questa, secondo me, è quella di, da una parte, di portare il vino fuori dallo specifico, dall'altra di portare l'arte fuori dallo specifico e di farli incontrare in questi paesaggi bellissimi, queste colline piemontesi che hanno molto da dire, che hanno molto da fare, che stanno al pari di tutti gli altri bei siti, del vino italiani. E quindi di incontrarli su un progetto artistico, insomma, no? Dopo quello di Luzzatti, io ho lavorato a questo, che era un amico mio, fra l'altro, io ho lavorato a questa porta, che dovrebbe essere così, incarnare l'ideale di un portale più che di una porta, cioè un luogo in cui si può, che si può attraversare, un luogo attraverso il quale si compie un minimo viaggio, come quando si passa una porta e si va dalla cascina verso la vigna.
L'idea è stata appunto questa, di cercare un oggetto con un materiale semplice, il metallo, metallo colorato, il metallo arrugginito, che bene sposa col colore del legno, con la collina, eccetera. Io sono contento, non devo dirlo io, mi pare un risultato così, per quanto mi riguarda, raggiunto. E anche appunto un ponte verso l'idea che prodotti come il vino, come l'enogastronomia, eccetera, non stiano isolati nel loro specifico, ma le dirò ancora di più, come dicevo prima, che l'arte, che è uno specifico, super specifico, ha una chance sola di continuare a vivere, di proliferare, di essere utile, di tornare al sogno delle avanguardie storiche, quello di mescolare l'arte con la vita. Questa è un'opportunità e io l'ho presa al volo. Lei ha sperimentato tantissimi linguaggi artistici nella sua carriera, dalla pittura alla scultura al cinema. Sì. Oggi il vino, soprattutto in Italia, ha bisogno di ritrovare diffusione tra una generazione, soprattutto di giovani, che conosce molto poco e ci si avvicina molto poco. Quale linguaggio lei si potrebbe parlare per dare un contributo a questo processo che è necessario? Ma certo, il vino, per quello che è, il vino di qualità soprattutto, è un prodotto davvero civile, un prodotto che deve stare vicino alla gente, non è un prodotto solo di lusso, è un prodotto che ha da fare proprio con la storia dell'uomo. Non vorrei citare Noè, che sembrerebbe tanto lontano, ma effettivamente devo dire che la storia del vino si intreccia fortemente, basta guardare la storia stessa, si intreccia fortemente con la storia dell'uomo. Ora è chiaro che esistono altre bevande ai quali i giovani si indirizzano di più, ma il vino bevuto con parsimonia è anche un nutrimento ed è una bella cosa, la bellezza di stappare una bottiglia di vino, la bellezza di un atteggiamento conviviale, la bellezza di incontrarsi intorno a questo colore del vino o cristallino o rubino. Io, per quanto mi riguarda, aprirei anche solo la bottiglia, verserei il vino col suo colore nel cristallo, nel bicchiere, e lo starei anche solo a guardare oltre che berlo. Cioè, è un bel gesto, insomma. E credo che i giovani lo potranno capire. Naturalmente si richiede una comunicazione molto, molto forte, una comunicazione molto indirizzata, e portare, come ho già detto prima, il vino nel circuito delle qualità che l'uomo può sviluppare. E non è una frase retorica, il vino deve veramente far parte delle conquiste che l'uomo ha a disposizione, e credo che lo sia e lo possa diventare di più.